still need him alive. Exactly how alive are we talking? You're insane! Not as insane as you think. Ok, quando si gioca in genere ci si aspetta la solita roba: 4 battute, si spara, 4 minuti di filmati, si fa fuori il boss, 4 minuti di parlantine e il gioco finisce dopo aver fatto fuori l'ennesimo boss finale. E tutto questo è un momento passeggero e manca di un coinvolgimento reale con il nostro personaggio. Tanto triste. The hell we don't! Ora prendete tutto quello che ho detto e scartavetratelo dalla finestra. Perché oggi si sfonda la quarta parete con il più famoso mercenario della storia dei fumetti Marvel e il più amato di tutti, Deadpool, il mercenario con la bocca. Giuro, quando ho preso in mano il pad non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte a una roba del genere. No, per genere non intendo la categoria di cui fa parte il gioco, ovvero l'action, ma proprio il genere di roba che mi sarei trovato davanti. Mi sono messo a ridere come mai prima d'ora osservando Deadpool e soprattutto ascoltandolo mentre tra una parola scena e l'altra sfonda innumerevoli volte la quarta parete, ovvero quella sottile barriera che separa la realtà dalla finzione, poiché tecnicamente un personaggio non sa di esserlo, mentre Deadpool è completamente conscio di esserlo ed è l'unico in tutto il mondo fumettistico e ora videoludico che durante la sua avventura parla col lettore o fa continui riferimenti al film o a avvenimenti reali. Hygmoon Studio è riuscita a progettare un gioco che rispecchia quello che è Deadpool e che mantenga la stessa pazzia presente nel fumetto. Per chi non lo sapesse, Deadpool è un anti-eroe dell'universo Marvel, poco conosciuto qui in Italia, e, come Wolverine, è stato sottoposto agli esperimenti del progetto Arma X. Il progetto risulta essere però un parziale successo, per un semplice motivo. Wade acquisisce lo stesso fattore rigenerativo, ma a discapito della sua psiche, completamente sottosopra, e ha un corpo che sembra essere uscito dal film della mummia. La trama del gioco è molto semplice e psicotica tanto quanto il protagonista. Deadpool decide di far produrre a Hygmoon Studio un gioco sulle sue avventure. Non contento però dello script del gioco, decide di modificare la trama lui stesso, in modo da renderla più consona ai suoi gusti. Da qui veniamo catapultati all'interno del gioco, con Deadpool e le sue personalità multiple ad accompagnarci durante tutta l'avventura e a farci chiedere: ma sta succedendo davvero sta roba? Smell cheap hot sauce. Deadpool! I know you're around here! Hey! Oh, it's you. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Whatever, we gotta move. We need everybody on this one if we're gonna stop Sinister. That means you too. Yeah, duh. It's my game. Il gioco, come detto all'inizio, è un classico action in stile hack and slash, con componente shooter grazie alle caratteristiche di mercenario di Deadpool. Deadpool è un mercenario e come tale ha una predisposizione nell'uccidere, che si traduce nella possibilità di poter maneggiare svariate bocche da fuoco, ma potremmo anche maneggiare armi corpo a corpo, che sono il mezzo che utilizzeremo per la maggior parte del tempo. Abbiamo dunque un sistema classico, due tasti per gli attacchi, veloci e pesanti, con la possibilità di poter switchare istantaneamente alle bocche da fuoco, con la semplice pressione del tasto di fuoco posto sui tasti laterali del controller. Un tasto per scansare, che funge anche da contrattacco, e infine il salto. Eliminando nemici e raccogliendo monete in giro per il gioco, accumuliamo punti con i quali sbloccare abilità o nuove armi o potenziamenti per le armi già sbloccate, o per alcune caratteristiche di Deadpool, come vita aumentata e effetti secondari applicati al raggiungimento di un determinato numero di combo. A riguardo delle combo, più è alto il numero di combo, maggiore sarà il numero di punti assegnati, e inoltre acquisiremo Momentum, che ci darà la possibilità di sferrare colpi particolari, eseguibili tenendo premuto il tasto di ricarica armi e premendo un tasto tra quelli disponibili. A completare il tutto ci sono gli esplosivi, che come da tradizione fanno danni ingenti e ci torneranno utili contro i gruppi di nemici più numerosi. In generale, l'intelligenza artificiale è molto aggressiva, devo dire, e a differenza di quello che si può pensare, il fattore rigenerativo di Deadpool non è una modalità invincibile, poiché i nemici non vi daranno tregua e continueranno a caricarvi di pallottole, non permettendovi di ricaricarvi, poiché come da tradizione il fattore rigenerativo scatta solo quando non subiamo danni per un determinato lasso di tempo. Contro avversari normali è facile utilizzarlo, ma quando siamo circondati è difficile che questo si attivi subito e dunque scambiare le armi da corpo a corpo ad armi da fuoco risulta fondamentale e soprattutto molto divertente.
I nemici, già che ci siamo, risultano essere diversificati e alcuni conferiscono anche poteri secondari ai propri compagni, costringendoci a cambiare tattica frequentemente. Peccato che però le boss battle non siano tanto divertenti, poiché risultano superflue e facilissime. Purtroppo tutto questo ben di Dio ha i suoi difetti. Il combattimento, per quanto divertente, risulta alle volte troppo caotico, a causa della telecamera che gira in continuazione, non permettendoci anche di prendere la mira o vedere ostacoli in caso stiamo cercando di scappare. Cosa che in alcuni casi è essenziale, come spiegato prima. Make it stop! La mina automatica alle volte risulta inoltre essere mal calibrata. Damn it, Wade! Visto che in alcuni casi si aggancia a immagini di un nemico e non nel suo corpo vero e proprio. Personalmente il comparto tecnico non lo ritengo mai troppo essenziale alla valutazione che do a un gioco, specie se poi il gioco in questione si incentra su far divertire il giocatore con battutine sconce, prese per il culo e combattimenti a perdifiato. A ragion del vero, però, Deadpool non è uno spettacolo in termini di grafica. Poppy! Hello? Peter! Hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that some shit was fucked up. Il protagonista e comprimari risultano essere modellati tutti a regola d'arte, ma ciò non si può dire per i nemici, che invece si ritrovano con una sola skin per tipo. Basti vedere il ciccione che compare a Genosha per capire di cosa sto parlando. Le texture non sono poi il meglio, visto che uno non hanno la stessa qualità in tutto il gioco, ma a tratti sembrano essere più sottotono di altre zone. Basti vedere la differenza che c'è tra l'appartamento di Deadpool e la realizzazione degli scenari di gioco. E due si ricaricano lentamente ad ogni nuovo caricamento di gioco. Infine il level design non è di certo un granché, visto che i livelli sono piatti e privi di elementi interattivi, ad eccezione fatta dei barili da un certo punto in poi del gioco. Why use three when we can use 1,000,000 exploding gates? Stop! That isn't a toy! Stop! Was it programmed to handle this type of abuse? Oh, no! Stop, please! You'll break the script into the level! Rip! Yes! Only I'm allowed to break the fourth wall in this game! Per l'audio bisogna togliersi tanto di cappello. Il gioco doppiato in inglese è una goduria, visto che la voce di Deadpool è la stessa della sua controparte cartunesca in Wolverine vs. Hulk, ancora inedito in Italia, la quale riesce a dare enfasi alla schizofrenia e alle stramberie del nostro mercenario dalla bocca larga, complice anche il coinvolgimento delle due voci fuori campo nella sua testa. Hell yes! Hey, we're flying! We're flying! We cannot fly. Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? No! Yeah! You know what else is good to have? Skills! Ciò non toglie però che le musiche siano solo passabili, visto che avrebbero potuto fare di meglio. Danno enfasi ai combattimenti, ma più di questo nulla di che. Hey! This is my jam! You can't sing. Crazy! I'm crazy for feeling so lonely. See, he's like an angel. I'm crazy. I'm crazy for... Deadpool è un gioco che va preso per quello che è. L'obiettivo di Amon Studio era quello di catturare l'essenza di Deadpool e inserirla all'interno di un titolo videoludico, senza però alterare le caratteristiche del materiale originale, e ovviamente in questo caso è una vittoria su tutti i fronti. Dall'altro però abbiamo problemi con il combattimento, che risulta rovinato dalla telecamera, ha un picco di difficoltà che forse si alza un po' troppo verso la fine del gioco e a boss battle praticamente accessori. E non ci sono extra nel gioco, a parte delle scene che introducono ogni personaggio di rilievo che si incontra e una modalità sfida con annessi punteggi su classifica online. La rigiocabilità del titolo è pari alla voglia di rivedere un film, ovvero ogni qualvolta vi viene voglia di dividere ricordate di rispolverare Deadpool e avviare una partita, mentre se lo fate per il gioco in sé allora l'unico incentivo è quello di sbloccare ogni mossa e avviare nuove partite a livelli di difficoltà più alti. Lo consiglio a chiunque voglia essere coinvolto nella mente schizofrenica del mercenario più pazzo di tutti i tempi. Voto 7. Seriously, roll credits. We're done here. Woo!